The Kids presenta i consigli di Missione Cuccioli. Tutti gli esercizi che insegnate al vostro cane non richiedono alcun tipo di costruzione. L'unica cosa che vi serve è un'esca, come ad esempio un bocconcino. Con questa potrete guidare il cane e fargli compiere tutti i comportamenti a cui poi darete un nome. Per prima cosa però bisogna creare un interesse nei confronti delle nostre mani. Prendete un bocconcino e inseritelo fra le due dita. Poi mettetelo vicino al naso del cane e muovete la mano in questo modo. All'inizio accontentatevi di risultati molto semplici. Una volta che il vostro cane dimostra interesse costante per il movimento delle vostre mani, potete rendere l'esercizio più difficile per lui e più divertente per voi, inserendo un ostacolo, come ad esempio una sedia. Potete quindi girare intorno, tenendo una volta il cane all'esterno e un'altra volta il cane all'interno più vicino all'ostacolo. Ma se volete farlo ancora più difficile, provate a sedervi sulla sedia. Ok, good boy.